è che chi ha voluto andare a votare si assume responsabilità della situazione sulla provincia, tolto questo che c'entra poco, ma c'entra. Io credo che il referendum su questa materia sarà l'ultima possibilità che hanno i cittadini. Finito questo, a mio giudizio, è finita la democrazia, quindi ogni cittadino sarà libero di fare quello che vuole, perché quando cessa la democrazia ognuno ha diritto di fare quello che vuole. Che vuol dire che a volte i nodi cordiani si tagliano con la spada. Ma detto questo, sul profilo tecnico volevo capire alcune cose. Prima Bruno diceva che gli ho mandato dei posti in cui c'è della gente che sta già partendo per raccogliere le firme, non so come si chiama, Comitato per la Democrazia, non mi ricordo, non per caso mi hanno tirato dentro, nel senso mi mandano la roba, l'ho visto. Quindi vogliono partire, io non so effettivamente se entro settembre, perché quella è la data che dicono se la si fa. Personalmente se le raccoglieranno, chiunque le raccoglierà, perché venendo anch'io da una scuola parzialmente radicale, a me interessa che si raccolgano le firme. Chi le voglia raccogliere a me sta bene, non faccio distinzione nel referendum. Se le vuole raccogliere anche la Lega mi sta bene anche la Lega, per il referendum, per essere chiari. Sulle cose specifiche, secondo me c'è una anticostituzionalità nel fatto che, stabilendo che il capolista è già indicato, si fa una differenza tra cittadini. Mi sembra che non sia riferimento all'articolo 51 della Costituzione, ma non vorrei sbagliarmi perché non mi ricordo mai i numeri. Nel senso che uno sarà privilegiato perché sarà di fatto indicato, gli altri dovranno prendere i voti, quindi sono messi su due piani diversi. Si potrebbe giocare su questo dal punto di vista tecnico? Questa è la prima domanda, una cosa. La seconda cosa, ma direi che questo è un punto, uno dei punti fondamentali su cui si potrebbe fare inceppare la materia. L'altro potrebbe essere il fatto che praticamente con la possibilità di candidarsi in più collegi, mi sembra 12 se non sbaglio, o 9, 10, vabbè, 10 sono sufficienti. Praticamente il capolista che già ha questo problema, scegliendo, come avveniva peraltro che è proporzionale, scegliendo il collegio, può fare leggere quello che vuole lui. Quindi di fatto ci sarebbe un'altra ingiustizia. Io parlo dal punto di vista tecnico, quello di vista politico per me è abolire tutto, ma voglio dire, dal punto di vista tecnico, porto questi due punti per avere una risposta precisa su questo punto qui. Poi credo che se si vuole affrontare la strada referendaria, sempre come insegniamo ai radicali, la tecnica sta nel proporre più referendum contemporaneamente, 3 o 4, a parte quello del Senato che è una cosa diversa e che non è un gentile omaggio che ci fa Renzi, ma un diritto dei cittadini a votare. Cosa? L'ultima cosa. Mobilitare le... No, sto dicendo, sto dicendo, a parte il fatto che il referendum istituzionale sarà fatto per forza e non è una gentile concessione, quindi sono costretti, non possono, non vengono a dire che l'hanno regalato, ma esiste la possibilità di mettere insieme 3 o 4 referendum, anche più, in modo tale che la gente quando viene a firmare è più portata a firmare, quando ne firma uno in genere ne firma 4, non tutti sono capaci di dire ne firmo uno solo. Questa è un'altra tecnica che potrebbe consentire di arrivare, per esempio, faccio un esempio, no, più sono e più firme si raccolgono. Abbiamo avuto una stagione pulitica, se ne ricordi. Sì, ma sì, è certo che avevate fatto 10 contemporaneamente, però se te metti insieme, per esempio, Joe Bartz, la scuola e l'Italicum, a mio giudizio c'è molta possibilità di arrivare a raccogliere le firme sfruttando il gioco del nuovo con l'altro. Allora